Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi il primo video con il nuovo taglio che vi è piaciuto tantissimo e devo dire che è piaciuto tanto anche a me. A me piacciono molto i capelli lunghi, ma non li so tenere, non li so valorizzare. E invece i capelli corti non lo so, per ora almeno vedo che mi danno un'aria diversa. Per fortuna è andata bene, mi piacciono. Allora, video di oggi, video Q&A. 2 settimane fa gli ho chiesto di farmi un pochino di domande, bene o male alla fine sono sempre le stesse alla fine, che vi frullano in testa. Però, vabbè, rispondiamo di nuovo, tanto c'è sempre gente nuova, giusto, che mi segue, quindi vuole sapere. Allora, vabbè, qui c'ho un pochino, si vede la lista delle domande. Questa sono io. Allora, prima di tutto partiamo con la domanda: sei ancora con Francesca? Sì, sono con lei da ormai 3 anni, sì, a maggio che è adesso, facciamo i 3 anni, auguri fra. Non so perché non sembra maggio, sinceramente fa freddo. Quante volte a settimana mi alleno? Allora, io mi alleno 3 volte a settimana, perché prima mi allenavo 4 volte. Poi ho iniziato un po' a stufarmi, quindi ho detto fra, ascolta, piuttosto che andare a non allenarmi più o a rompermi le palle del tutto, proviamo a diminuire. Allora, quali attrezzi uso? Allora, io utilizzo. Cosa utilizzo? Questi due che li ho presi da poco, prima li avevo da 5, ma erano di un'altra persona, glielo ho dovuti ridare. Questi qua sono, è divertente, sono da 2,5 kg, non c'erano da 3, ho preso questi qua. Cioè c'erano da 3, ma erano di un altro modello, questi qua sono più fighi. Non lasciatevi ingannare dal peso di 2,5 kg, perché ragazzi miei, comunque, cioè, con le braccia io vi sfido a alzare 10 kg a braccio. Anche 5 kg facevo comunque un bel po' fatica quando ce li avevo, quindi 2,5 kg sono il minimo, quindi magari piano piano potrei provare a aumentare. Però adesso vediamo perché il cassetto è già pieno. Una mini kettlebell da 4 kg. Poi, vabbè, ho sempre un'altra kettlebell così da 8 kg, e quella lì è fantastica per fare soprattutto gambe, perché braccia non ci riesco. Poi ho una corda, ho gli elastici. Quello che uso di più alla fine è questa qui, di banda elastica. Vi lascio il link di questo kit di bande, che ce le ho da 3 anni, ancora durano, perché spesso mi dite: ma Chiara, non si sono ammollate, non si ammollano? No, queste sono ancora perfette. Vi lascio il link sotto, diretto da Amazon. Poi il mio corpo, cosa importantissima che sembra sia una minchiata, ma in realtà allenarsi anche a corpo libero, non so se sapete, non so chi fa calisthenics o chi fa comunque altri sport principalmente a corpo libero, hanno comunque dei fisici pazzeschi, quindi basta dire che solo il bodybuilding fa un bel fisico, vi prego. Allora, oppure solo la palestra, ecco. Allora, questa qui. Come fai ad avere un fisico così? Ti concedi sgarri? Mangi tante proteine? Sono curiosa. Allora, io ho un fisico normalissimo, ecco, quindi non è che sempre. Mi concedo sgarri, sì, lo vedete, sgarri. Poi, cioè, vabbè, qui c'è una diatriba anche sullo sgarro. C'è chi prima andava di moda a dire sgarro, adesso non si può più dire sgarro, se no, vabbè. Chiamiamolo così, perché bisogna dare un nome alle cose. Vabbè, comunque, durante la settimana cerco di stare comunque abbastanza bilanciata, do un po' più occhio a tutti e 3 i macronutrienti e i micronutrienti, e cerco insomma di stare un pochino più tranquilla. Ma tipo ieri sera mi andava un po' di gelato, sono andata a prenderlo, l'ho mangiato, 2 o 3 cucchiaiate, buona. Ovviamente so controllarmi, cioè non me ne scofano un barattolo. Bisogna mangiare consapevolmente, ecco, mangio consapevolmente, soprattutto quest'anno ho scoperto cos'è la consapevolezza a tavola, cosa che nel mondo moderno praticamente tutta la popolazione ha perso. Quindi durante la settimana comunque mi capita di andarmi a prendere una gocciola se ce l'ho in casa, spesso i miei prendono i biscotti, quelli dal Mulino Bianco, che sono un po' più pesanti, con burro, con un sacco di zucchero, mi capita, mi va, lo mangio uno, anche due, o anche tre. E basta, cioè, me lo faccio. E invece magari ecco il weekend, il sabato si va fuori con gli amici, si va a pranzo con gli amici, si va sia a pranzo che a cena fuori con gli amici. Ovviamente sto anche attenta perché hanno tutti questi soldi. E lì
lì mangio quel che si mangia, cioè di sicuro non mi sto a ordinare un'insalata di pollo. Cioè, a me piace molto mangiare pasta, pizza, quindi per esempio venerdì scorso siamo andati a una cena di compleanno e ho preso la pasta, le trofie erano, così erano, sì, pasta fatta a mano, quindi quando ho letto pasta fatta a mano ho detto questa la prendo, con zucchine e speck, una roba favolosa, solo che insomma sotto c'era un letto di olio, che io amo l'olio, però adesso non esageriamo. E quindi insomma il weekend è un pochino più libero, anche perché comunque si decide di fare qualcosa con i nostri amici, si va fuori, si va qua e quindi non me ne frega assolutamente niente di... Però ecco, se stiamo fuori tutto il giorno magari mi porto, che ne so, una barretta, mi porto un frutto e delle mandorle per merenda, però se troviamo una gelateria prendiamo il gelato, io mangio il gelato. Boh. Hai un prima e un dopo, PS sei bellissima. Sì, ce l'ho. Ce l'ho il prima e dopo, anzi ne ho uno fresco che ho tirato fuori la scorsa settimana e adesso ve lo lascio qua. Allora, l'immagine, analizziamola un attimo. Non fatevi ingannare perché ci sono tanti 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 fattori in questa foto. La vado a recuperare anche qua perché ovviamente non la vedo in questo istante. Dov'è? Allora, la foto a sinistra risale a 6 mesi che mi allenavo con la Fra, quindi 3 anni fa. Allora, innanzitutto le due foto sono in ambienti diversi, sono una a casa del mio ragazzo, una a casa mia, una è più evidentemente, era un po' più in basso il cellulare, quindi ero un pochino più presa dal basso verso l'alto, quella a sinistra, la destra invece sembra invece un pochino più in alto, non lo so, almeno a me dà quella sensazione, quindi già questo sconvolge molto la percezione dell'immagine. Poi, di sicuro un po' anche la luce, nella luce di destra, cioè nella foto di destra c'è più luce che mi illumina di più, quindi probabilmente, cioè quello che vi voglio dire è, questa adesso, questa foto ve l'ho spiazzata adesso così. Avessi fatto la foto con un diverso tipo di luce, un diverso tipo di posizione, magari dava tutt'altra percezione. Quindi, come vi dico sempre, quando vedete delle foto, dei prima e dei dopo soprattutto, guardateli con le pinze. Anche questa mia foto, anche io quando l'ho vista ho detto. Poi mi sono fermata perché quando l'ho mandata alla Fra lei non ha avuto la stessa reazione. Ma ha detto dai che ce la facciamo. Quindi mi ha fatto capire che. Facci con calma, non è che hai fatto il boom della Madonna di Dio Santissimo. Quindi, però, io sono molto contenta comunque di questa foto. Oddio, magari poi voi non notate niente, non vorrei fare la gaffe del secolo, comunque mi piace molto, io vedo una buona differenza, comunque mi sembra un miglioramento anche nella postura, perché vedendo sempre persone che posano su Instagram ho imparato un po' anche io a posare. Boh, se volete vi lascio anche quest'altra immagine, questa invece tutto a sinistra, non avevo ancora iniziato con la Fra. E poi le altre due immagini sono quelle di prima. Anche qui, cioè, cambia tantissimo ovviamente la posa. Nella prima foto, anche qui non so bene come fosse girato il telefono, comunque sono un po' strana, e per lo più non posavo, ero ferma, fermissima così. Quindi, cioè, prendete le foto con le pinze, come sempre. Quanto peso? Non ve lo voglio dire, cioè vabbè, qualche volta me l'avete chiesto in direct, ve l'ho detto, peso e altezza è proprio il manco, ciao Chiara, peso e altezza. Ciao, mi chiamo Chiara, non sono un numero, vabbè, non ve lo dico invece qua così imparate, perché non dovete basarvi su questo, non dovete confrontarvi con gli altri, non dovete pensare a quello pesa così ed è alto così, ma io sono alta così e peso cosà, no. La domanda, ti piacerebbe tornare in sala pesi? Allora, questa domanda, dato che io mi alleno a casa e sono anormale, me l'avete sempre fatta un po' tutti, magari chi mi segue da più tempo, che sa appunto un po' la mia storia. Chiara, ma ti piacerebbe tornare in sala pesi? Io rispondo sempre, ora come ora, sinceramente no, cioè andare in sala pesi fa figo. Ormai l'unica cosa è quello lì. E quando dice la gente, ah, ma tu fai sala pesi? Sì, faccio sala pesi. Quindi, cioè, se uno dice, ah, ma ti alleni a casa? Però no, devo dire che l'allenamento a casa comunque incuriosisce un po', soprattutto se uno magari vede i risultati della persona. Però io ho notato tantissimo, perché cioè su Instagram c'è un'evoluzione delle cose assurda, e come per ogni cosa ci sono delle mode.
adesso c'è una grandissima esaltazione appunto dell'allenarsi in sala pesi, di bodybuilding, comunque dell'allenamento in sala pesi in generale, che sembra che l'unico modo di avere un bel fisico sia la sala pesi, cioè, scusate, ma tutti gli altri sport? No, solo la sala pesi ti dà un corpo equilibrato, armonioso, longilineo, muscoloso, tirato. C'è solo la sala pesi, ma vi lascio un attimo una foto qua. Avete visto i culi delle ballerine di Ciao Darwin? No, perché? Io sto diventando lesbica praticamente. Io non seguo tantissimo Ciao Darwin, ma mi piace particolarmente quando ci sono le ballerine. Cioè, io metto un attimo le mani avanti, non vorrei dire minchiate, ma secondo voi loro fanno bodybuilding? Fanno palestra 5 volte a settimana? Non dico che non la facciano perché sicuramente è un contorno. Faranno sicuramente delle sessioni in sala pesi o comunque con un personal trainer, allenamenti, che cacchio ne so. Ma lo sport primario è la danza e la faranno da anni e anni. Ma avete visto che cacchio di chiappe c'hanno? Ora, nei programmi televisivi ci sono tante luci, tanti filtri che vi esaltano i corpi in una maniera mostruosa. Infatti, mi ricordo nella puntata scorsa, c'erano queste luci soffuse, loro che ballavano, accendono le luci, finisce la musica, la luce era bianchissima e avevano dei corpi completamente diversi. Quindi anche in TV, comunque nei video così, ci sono dei filtri, ci sono comunque delle cose, gli spalmano forse anche delle cose addosso, non lo so. Però quello che voglio dire è, cioè, non esiste solo il bodybuilding, porca di quella miseria. Cioè, io sono andata la settimana scorsa e ho deciso anche di iscrivermi questo sabato perché mi è piaciuto da morire. Arrampicata, scalata, sì, boh. Arrampicata. Nessuno ha mai menzionato l'arrampicata, ma magari adesso lancio la modo io su Instagram. Ho visto una ragazza che si vedeva che era esperta. Aveva un fisico tiratissimo, muscoloso, ma non gonfio come può essere magari uno che fa bodybuilding, comunque è più gonfio il muscolo, non lo so. Era tirata, secca, per come adesso si dice su Instagram, quella lì è secca. Perché adesso un'altra cosa che mi fa incazzare a bestia è che si mettono queste foto di prima e dopo, qua prima com'ero secca. Ma cos'è sto secco, ragazzi? Prima eri normalissimo, non eri secco. Cosa vuol dire secco? Mi fa incazzare questa parola, secco. Perché? Ah, ma prima ero secchissimo, invece adesso no. Quindi il fisico di quella ragazza lì, una magari che pensa solo che la sala pesi sia il vaso di Pandora, se vede quel fisico dice, oh, è secca, ma sì, ma c'ha il muscolo perché è magra. No. Quella lì aveva un fisico, mi ha ricordato molto la nuova Lara Croft del nuovo film, che quella lì comunque ce l'hanno messa sotto per farle venire quel fisico lì. Però, come potete ben vedere, vabbè, lei ha un fisico evidentemente di suo molto magro, ha sviluppato una muscolatura che la mannaia la puttana, però, cioè, il fisico eravamo lì, praticamente. Quindi c'è un fisico, questa qua, che va un bec che se lo sognano certe ragazze che si allenano in palestra. Quindi probabilmente potrei consigliare come allenamento upper di fare arrampicata. Vabbè, comunque se lo volete provare, secondo me è uno sport fantastico, solo che costa almeno qua a Bologna. E boh, basta. Dopo questo mio piccolo sfogo ho deciso di inventare un nuovo hashtag. Non esiste solo la sala pesi, usatelo se volete su Instagram perché veramente sta diventando imbarazzante il fatto che sembra che solo il bodybuilding e la sala pesi siano l'unico sport per avere un bel fisico. Boh, basta, dato che come sempre mi dilungo, io penso di parlare poco, già, cazzo, 17 minuti che parlo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di essere stata chiara, di aver risposto per bene ai vostri dubbi esistenziali. E boh, come sempre, un'ultimissimissimissimissimissima cosa. Ho creato un'affiliazione con Amazon, cosa che ho scoperto che fanno tantissimi YouTuber per poterci guadagnare un pochino, quindi d'ora in poi vi metterò, se per esempio le bande elastiche, se le acquistate tramite il link che vi do io, vi riporta sempre ad Amazon, non abbiate paura, io ci guadagno una miserissima percentuale. Tipo ho guadagnato 49 centesimi perché una ragazza penso l'abbia fatto.
Quindi magari vi metto anche il link, non so, della macchina fotografica che uso per fare i video. Tipo nello scorso video ho messo il link del frullatore. E niente. Poi un'altra cosa, ho creato questo profilo qua su Ko-fi, Ko-fi, non lo so, l'ho visto da un altro youtuber che si chiama Soul Mafia, se non lo seguite, seguitelo fortissimo. E lui c'ha appunto questo profilo e tramite questo profilo voi potete, dato che spesso mi dite Chiara, non so come ringraziarti, potete aiutarmi così. E diciamo, ecco, in questo modo, in questo profilo qua, potete fare delle donazioni. Io non posso mettere meno di 3 euro, a meno che non faccio l'account premium. Adesso vedo un po' magari quanto costa. Quindi la minima donazione che potete fare sono 3 euro. Comunque, le donazioni, se me le fate, andranno solo a contribuire al canale, alla crescita del canale, al miglioramento. Infatti ho fissato come primo piccolissimo obiettivo 11 euro. Sì, è una cazzata, posso spendermeli anche io, però se vogliamo farlo insieme sarebbe carino. Un mini microfonino per magari quando faccio questi tipi di video si sente un po' meglio l'audio, migliora qualcosa, cacchio ne so. Mi è stato consigliato da un'altra youtuber, Stay Serena. E quindi se volete aiutarmi, o insomma, comunque per ringraziarmi in qualche modo, che ce ne so, potete utilizzare questo profilo. Vi lascio sempre i link qua sotto in info box e c'è anche in una storia salvata su Instagram. Potete pagare o con carta di credito o con PayPal. Boh, spero che il video vi sia piaciuto, lasciatemi un po' di commenti, lasciatemi qualche like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!